60 anni dalla scomparsa di Monsignor Giulio Morelli, Ravenna Web TV ha voluto realizzare uno speciale per ricordare il prete che scelse gli ultimi, fondatore all'inizio del Novecento dell'Opera della Protezione della Giovane e nel gennaio del 1920 dell'Ospizio dell'Infanzia Abbandonata. Lei, Giuseppina, come ha conosciuto Monsignor Morelli? Mio papà morì in guerra. Mia mamma del dispiacere andò giù di testa, proprio di botto. Non capivo più niente. Il Monsignor Morelli mi ha accolto lui. E mi faceva sempre le carezze. Quando passava, dopo io ho cominciato a lavorare un pochettino a macchina, che mi piaceva. C'erano le macchine, io ho cominciato a lavorare. Lui veniva, che avevo bisogno di qualcuno che mi facesse le matasse. Allora veniva lui. Mi metteva a posto le cose e poi lui me lo dipanava. Ne faceva tante. E dice, sei stanca? Dallo a me. Perché mi stancavo un po', perché i bambini erano tanti e il lavoro era tanto. Ma non mi sono mai arresa, mai. Ma il Signore per me è stato un altro che santo, un altro sacerdote così come lui. Non so se il Signore ne manderà un altro, ma certo che Monsignor Morelli è stata per me la figura più umana, la figura più, non so, non mi viene neanche la parola, perché da qualità ne aveva tante, e la sua qualità più grande era quella di amare i bambini che erano disprezzati, che erano maltrattati. È stato quello il suo compito, e noi ci siamo con Monsignor Morelli, che mi ha accolto. Dopo ho detto, quello che è mancato, io ho detto, quello che mi ha attaccato a me lo do agli altri, e la mia vita è stata così. E quindi per voi lui era come un padre? Sì, come un padre, perché ci voleva un gran bene. Solo poi, quando andava a cercare la carità, col carretto, abbiamo trovato degli altri, solo lui. E anche io ci sono andata, a portare quel carretto. Mi vergognavo tanto. Ma dovevo andare, mi toccava a me qualche mattina. Un carretto, il carretto della carità, è uno dei simboli della sua opera. Lui era il parroco dei rifiuti e con quel carretto venivano raccolti in tutta la città gli scarti delle case per utilizzarne il frutto per i poveri e per le opere parrocchiali. In che maniera ancora oggi è vivo lo spirito di Monsignor Morelli qui da voi? Questa è una domanda molto importante, anche a cui non è secondo me proprio semplice rispondere, però mi viene da pensare che per esempio la presenza di due persone come Romea e Giuseppina, che vengono tutte le mattine qui, che ci aiutano a tenere in ordine la chiesa, a cambiare i paramenti, così sia già una bella unione con Monsignor Morelli, un portare avanti quello che lui era e quello che ha voluto fare per la città di Ravenna. All'ingresso, nel corridoio, prima mi ha mostrato anche degli abiti, dei vestitini, dei bambini che un tempo stavano qui. Sì, ho provato a fare una ricerca nelle cantine, ci sono un sacco di cose là nascoste, diciamo, no? Quindi ho trovato album molto vecchi, di foto, e ho trovato anche delle divise che venivano cucite dalle ragazze qui dentro, penso insieme alle suore, e quindi proprio una testimonianza di vita, magari sono recenti, mi sembra di vedere, abbastanza recenti, però è una testimonianza di vita di come si stava qui dentro, come ci si vestiva, come si viveva qui. E cos'è il Morelli oggi? Oggi il Morelli è un istituto ancora pieno di bambini, allegro, vivace, dove lavorano delle insegnanti e delle educatrici. Offriamo una scuola materna, offriamo un dopo scuola, un servizio di preposcuola, e per dire con le parole di un papà, abbiamo famiglie che vengono qui perché ci fanno un progetto di vita, come mi hanno detto loro. Nel 1920, quando l'ospizio per l'infanzia abbandonata è stato inaugurato, questo servizio è stato affidato alle suore della carità, che tuttora continuano a portare avanti questa opera. Lo spirito di Monsignor Morelli e delle suore della carità si è ritrovato, perché il nostro carisma è quello di servire i poveri, amarli,
prenderci cura delle persone che sono in difficoltà, che sono nel bisogno. E la tipologia degli utenti oggi è cambiata, non accogliamo più in questa struttura bambini orfani o abbandonati, ma minori che hanno difficoltà nelle loro famiglie, famiglie problematiche. E in questa struttura possiamo accogliere 8 minori dai 5 ai 18 anni. Il compito di noi educatori è quello di innanzitutto aprire il cuore quando arrivano questi ragazzi, accoglierli così come sono, con le loro problematiche, le loro ferite, le loro difficoltà, far sentire loro un ambiente caldo, un ambiente sereno, tranquillo e anche familiare. Don Luigi, lei conobbe Monsignor Morelli, ci racconta un ricordo che ha appunto del Monsignore? Quello che mi dispiace è di avere un ricordo breve, fugace. Sono entrato nel seminario di Ravenna alla fine del 1949 e Monsignor Morelli, che era stato il direttore spirituale dei seminaristi, a quel tempo era già fermo nel suo istituto, l'infanzia, perché soffriva di un terribile male, un cancro, che lo faceva soffrire tanto e gli impediva di andare altrove, di muoversi anche per poco. Io ebbi l'occasione di incontrarlo perché per le tempora, due volte all'anno, si andava a confessarsi da un sacerdote, diciamo, che non era quello abituale che era lì in seminario, e ci dissero: andiamo da Monsignor Morelli. Io, che già ne sentivo parlare con tanto affetto e con tanta devozione anche, fui contento di andare e mi sono trovato davanti un uomo sofferente che si raccomandava: fate presto, perché faccio fatica a resistere. Ma così accogliente, così umano, io allora avevo 14 anni, e che mi impressionò tantissimo. Le semplici parole che mi disse le ricordo ancora. Ebbene, questo per due volte. Poi vedevo sempre i bambini dell'infanzia venire alle funzioni, tutti lindi, stirati, proprio trattati con tanto amore. Morì il 24 gennaio del 1951 dopo una lunga malattia, restando sempre un semplice, un umile e dalla parte dei poveri e degli ultimi.